La nostra rassegna stampa di oggi parte con un ricordo dedicato a una persona notissima e cercheremo di spiegare perché. Nota, stranota, ammirata da italiani e stranieri. Uomo di grande successo cinematografico, non tanto per la sua figura, personalità notevole, è stato più volte campione, ha vinto le Olimpiadi, se non vado errato, in pallanuoto, insomma roba grossa, ma semplicemente per l'impianto che ha caratterizzato i suoi film, che è un impianto unico, originalissimo, e tra l'altro ci è stato confermato proprio ieri in più televisioni dove hanno fatto vedere i suoi primitivi film, quelli senza l'accompagnamento di Terence Hill, e che lo fanno vedere sempre con quella impostazione che è fondamentale, è stata anche l'impostazione del successo dei film di un altro grande regista, diciamo pseudo-western, cioè il western all'italiana, il regista del film di grandissimo successo Per un pugno di dollari. Adesso ci rimettiamo in posizione, mi vengo a mettere seduto qui e così possiamo discutere con calma. Allora, il film Per un pugno di dollari, e lo ricordo benissimo, inizia con un fatto che manda in visibilio il pubblico in generale, gli italiani in particolare. Pugno di dollari, grande attore, poi grazie a Sergio Leone si è imposto anche nella cinematografia americana, sempre però nella figura del giustiziere. Questo personaggio arriva a cavallo di un somarello e nel solito ambiente western con i soliti cowboy pistoleros sbracati che fumano il sigaro e quant'altro. Il personaggio arriva e viene sistematicamente deriso da questi cowboy. E allora lui ferma il somaro e si avvicina e a questi gli dice: dovete chiedere scusa all'asino. E allora, sai, risate. Dice: chiedete scusa all'asino e ve la caverete con un paio di calci in culo. Tira fuori le pistole, li fa fuori tutti. Questa scena ha determinato applausi a non finire nelle sale cinematografiche dove all'inizio è stata proiettata. La stessa cosa riguarda Bud Spencer. Bud Spencer e Terence Hill sono due figure complementari, uno è grosso, l'altro è mingherlino e furbetto, tutti e due però si fanno rispettare, ci sono tutta una serie di rapporti ambivalenti fra i due che noi possiamo vedere anche nella cinematografia esclusivamente comica, intendiamoci bene, anche perché parliamo anche di questo. Il film di Bud Spencer, con Bud Spencer e Terence Hill, è talmente distensivo ed è studiato talmente bene che provoca un sentimento di distensione, di tranquillità. La giustizia vince sempre, il buono vince sempre, i cattivi sono sempre dei maldestri. Ma il punto essenziale per cui questo uomo ha avuto questo enorme successo è uno solo e corrisponde a quello di Per un pugno di dollari. Potrei soffermarmi
per ore a dimostrare quali sono gli elementi che caratterizzano, per esempio, la cattiveria dell'attore cattivo per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, magistralmente interpretati da un grande, grandissimo attore, il quale magistralmente è morto anche troppo giovane, e magistralmente interpretò anche la figura emblematica ma formidabile di Giordano Bruno. Ma ritorniamo a Bud Spencer. La caratteristica più importante della figura di Bud Spencer è che lui viene assalito dal cattivo, il gangster, colui che fa parte di una ganga, sia esso il gangster cattivo, sia esso il delinquente, sia esso il poliziotto traditore, sia esso lo spione, sia esso il trafficante di droga, o sia esso anche il giocatore di rugby, perché ci sono anche delle scene in cui lui viene assalito dai giocatori di rugby che non vogliono che lui giochi, perché vogliono vincere loro, eccetera. Non a caso poi si tratta sempre di uno sfondo, dobbiamo pur dirlo, di carattere nazionalistico, cosa che ci fa molto piacere. Mi pare uno degli ultimi film in cui appunto lui insegna a dei ragazzotti napoletani come si gioca a rugby, alla fine vince contro la squadra dei soliti Marines. Ma qual è il punto cardine che voglio sottolineare? Che c'è sempre questa massa, no, di... mi ricordo anche l'altra scena di un altro western in cui arriva una banda di messicani, no, che spadroneggiano sulla popolazione o su dei migrantes, eccetera. E lui in quel momento viene un po' preso così di petto, un po' deve anche rendersi conto della situazione, capire che cosa sono quelle persone, poi alla fine parte con 4 o 5 pugni e le stende tutti. Questa è la logica fondamentale che agli italiani piace moltissimo. E sinceramente mi dispiace che questa applicazione psicologica non vada bene per i grillini, perché la logica è questa: rompicoglioni, 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 mi hai rovinato, me ne hai fatti di tutti i colori, non ho avuto la forza per reagire, ma alla fine arriva il castigamatti e un fracasso di lagnate te le dà. Questo è lo sfondo psicologico che è all'origine del successo dei film di Terence Hill e Bud Spencer. Terence Hill poi ha spostato la sua proiezione socio-psicologica nella figura del prete buono, del prete tollerante, del prete simpatico, del prete bello, il quale però risolve i problemi che i carabinieri, troppo ligi alle regole e troppo, come dire, in un certo senso improvvisatori nell'ambito di queste rigide regole, non sanno risolvere. Anche questo comunque c'è un messaggio di carattere sociopolitico molto importante, anche se viene attribuito al prete, quello mi dispiace, però anche lì c'è una logica: chi ci volevi mettere al posto del prete, quello è il punto. Invece il prete ci sta bene, fa parte della cultura italiana, il prete di campagna, il buon Piovano Arlotto, il buon prete di provincia, piccoli centri cittadini, la scelta ad esempio di Gubbio, la scelta di altre cittadine ridenti e bellissime delle Marche, dell'Umbria, è veramente, devo dire, è stata eccezionale, perché ha dimostrato anche di riuscire a capire, parlo da romagnolo, l'ambiente romagnolo che fu, Emiliano Romagnolo, che fu dei film di Guareschi, poco si presterebbe alla figura del prete interpretato da Terence Hill. Quella figura di prete che invece ha avuto l'enorme successo che noi conosciamo anche ai giorni nostri, dopo tanti tanti anni dalla morte di Guareschi, grandissimo scrittore che io abbia avuto il piacere e l'onore di conoscere e frequentare, e hanno ancora successo e ancora si vedono, perché li fanno vedere in televisione e stanno girando per il mondo. In quel caso lì c'è lo scontro
tra due burberi ma buoni. C'è lo scontro che è stato descritto in un bellissimo libro, mi pare, di un noto scrittore giornalista, mi pare Gianfranco Venè, non vorrei sbagliarmi, morto prematuramente, il quale ha descritto in un bellissimo libro appunto di quest'opera guareschiana, in cui lo scontro tra questi due estremi poi si va a stemperare nella realtà sociale italiana. Ritengo di aver detto tutto quello che andava detto, in questo ribadisco ancora l'importanza della filmografia di Bud Spencer, eccoli qui tutti e due assieme, Terence Hill e Bud Spencer. Tra l'altro, ecco, alcuni film furono fatti da Bud con Giuliano Gemma e devo dire francamente che non hanno dato la risposta che ha dato invece la coppiata precedente. Il che significa, attenzione, che c'è anche un aspetto che non è una questione né di recitazione, perché Giuliano Gemma, anche lui morto, è stato un grande attore, lo ricordiamo in un bellissimo film dedicato alla mafia, è stato un bravissimo anche, come dire, personaggio molto atletico, eccetera. Tuttavia, Giuliano Gemma non ha raggiunto quella funzione così ironica, penetrativa e simpatica, di simpatia spontanea, che invece ha suscitato e continua ancora a suscitare Terence Hill. Detto questo, proseguiamo nella nostra analisi, boss e imprese nel grande affare delle pulizie. Ecco, ogni tanto escono fuori queste belle notizie che ci illustrano esattamente come stanno le cose e cosa avviene realmente in Italia, perché poi ne prendono qualcuno. Allora, la nostra domanda, ma porcaccio Giuda, ci voleva tanto a sapere che tutto ciò che ha a che fare con le amministrazioni locali è completamente marcio. Ci voleva tanto a saperlo? Ogni tanto ne pigliano qualcuno, ma evidentemente dietro c'è qualcosa. Dietro c'è un qualcosa che noi non sappiamo. Ricordiamoci che per interi secoli Chiesa e ebrei erano d'accordo nel tartassare i cittadini ai quali chiedevano il pizzo, in un modo o nell'altro. Ricordiamo anche che all'origine della protesta che poi è esplosa nella riforma, di talché poi sono stati costretti a fare la controriforma con milioni di morti, eccetera, per le strade, dietro c'erano sempre gli affari congeniali e congegnati tra di loro, tra Chiesa e ebraismo. Nel caso specifico, parlando dei rapporti tra il papato e il grande truffatore usuraio Fugger, ricordo che i Fugger ancora oggi, dal 500 oggi, rappresentano delle dinastie ben radicate nel territorio, soprattutto tedesco. Come dicevo, all'origine della grande rivolta, del grande disgusto di Lutero, c'è stato l'accordo segreto tra il Papa e i Fugger. E come funzionava il sistema? Era molto semplice. Il Papa bandiva delle operazioni di raccolta fondi e in compenso dava le indulgenze. Ora, era un sistema che viene utilizzato ancora oggi dai banditori in piazza, dai banditori di teatro o dei circhi equestri. No, venghino, 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 stiamo finendo le sedie, i posti sono ormai quasi tutti occupati e le prenotazioni ci sono state, e fra poco inizia lo spettacolo e chi sta fuori non potrà più entrare e quant'altro. E quindi le indulgenze erano basate su questo. Abbiamo altri 10 posti in paradiso e per poterli acquistare ci servono tot fiorini, tot talleri, tot misure d'oro e quant'altro. E siccome il cittadino che vuole andare in paradiso, che i soldi non ce l'aveva, a chi si rivolgeva? Si rivolgeva
ai Fuller, i quali gli prestavano i soldi. Quindi Fuller prestavano i soldi al cittadino a un tasso molto alto, tanto il tasso glielo metteva lui. Il cittadino li dava al Papa, il Papa dava la percentuale ai Fugger e tutti quanti, felici e contenti, si dividevano il malloppo, il gatto e la volpe. Ogni volta, e questo qualcuno storcerà il naso, ma lo invito ad andarsi a informare, ogni volta scoppiava ogni tanto da qualche parte una qualche pogrom anti-ebraico, erano tutte le volte in cui gli ebrei, usurai e strozzini, si rifiutavano di pagare il pizzo al papato. Andatevi a informare e vedrete che le cose stanno così. Nell'ambito della totale falsificazione, questo è un numero del Messaggero, il messaggero, qui ovviamente bello, non mettono mai, non mettono mai la data, è una cosa incredibile. Allora, l'ultima lezione di Renzo De Felice. Un manifesto sempre attuale del suo intendere i fatti, non come frutto di grandi disegni, ma di decisioni repentine, a volte casuali. È verissimo. La storia è fatta sia di grandi disegni che decisioni repentine e casuali, spesso completamente campate per aria. Liberale convinto, mai conformista, entrò in conflitto con gli intellettuali di sinistra e con il Partito Comunista Italiano e fu osteggiato. Nei suoi articoli la denuncia dell'antisemitismo nell'estrema destra e l'invito a ricordare Shoah e leggi razziali. Ora, eccolo qui, l'ultima lezione di Renzo De Felice, che la quale si accompagna a una bella fotografia. È una fotografia che è indicativa, proprio perché appunto le fotografie sono documenti, le faccio rivedere. Qui c'è scritto i granatieri a San Paolo a Roma nella Seconda Guerra Mondiale. Poi il 90% delle persone non sanno cosa significa i granatieri a San Paolo a Roma nella Seconda Guerra Mondiale, non è che risiedessero lì. I granatieri furono mandati per far finta che ci fosse una resistenza contro i tedeschi che stavano occupando Roma, del tutto tranquillamente e del tutto pacificamente, meno alcuni piccoli avvenimenti, ma questi avvenimenti rappresentarono il sacrificio di tanti poveri soldati italiani dalle parti di Mentana e Monte Rotondo per difendere la fuga dei reali e dei generali Felloni, ricordiamocelo. Ma qui si può vedere tranquillamente che qui c'è anche un tram che sta passando, quindi vedete bene che era pura finzione, dovevano far vedere che i granatieri combattevano contro i tedeschi, i quali del tutto tranquillamente, non dico pacificamente, entravano in Roma. Questa è una falsità notevole, che va detta e va accompagnata appunto con gli scritti di De Felice. Possiamo vedere qui Renzo De Felice, che è qui in maniera molto descrittiva. Thyssen, confermate tutte le condanne. Qui siamo sul Messaggero, anche questo stranamente non c'è la data, perché io l'ho tolta dalla prima pagina. Ecco qui, sì, sabato 14 maggio 2016. Thyssen, confermate tutte le condanne, la Cassazione promuove la sentenza per i sei dirigenti nel processo sul rogo del 2007, 9 anni dopo, in cui morirono 7 operai. Respinta la richiesta del pubblico del PG, del pubblico che apriva a un terzo dibattimento. L'azienda, esprimiamo ancora cordoglio, non accada mai più. Non accada che cosa? Devi fare quello che ci deve fare. Deve premettere. La sicurezza è una cosa che va fatta prima, non dopo. È inutile che l'azienda dica non accada mai più. Cosa non accada più? Lo dicono anche quelli dell'IVA. Cosa non deve accadere? La sicurezza sul lavoro è una legge fondamentale che prevede che cosa? Che uno faccia in anticipo, non dopo. Sa fare tutti a far dopo, quando si sono stati morti.
quella fabbrica quasi chiusa senza garanzie di sicurezza. Nonostante i frequenti incidenti, estintori a secco e impianti antincendio non efficienti. Tutti in galera, tutti in galera, anche i capi officina, anche i capi reparto, tutti in galera, 20 anni, ai lavori forzati. E ogni tanto, ogni 15 minuti, una spruzzata di polvere antincendio in bocca. Il verdetto di Grillo e Casaleggio Junior spacca la base e i parlamentari. Il vertice decide dopo un duro scontro con l'ala moderata capeggiata di Maio. Strappo in Emilia, si va verso la lista civica, il primo cittadino pronto a correre da solo. Sabato 14 maggio 2016, Messaggero. Ora, qui la questione è piuttosto interessante. L'inchiesta di Parma. Indagati Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente Fondazione Teatro Reggio. Laura Ferraris, assessore alla cultura comune di Parma. Giuseppe Albenzio, Silvio Grimaldeschi, Mario Alberto Valenti, membri della consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Reggio. Ora, francamente, a me sembra che qui ci siano i soliti impuntamenti su delle quisquilie di fronte alla gravità della situazione italiana di oggi ed europea, e questi sono i classici impuntamenti che hanno molto del personalistico. Allora tu non mi dai retta a me, qui il padrone sono io, questo è il concetto base. Tu sei un semplice gregario, il padrone sono io sono quello che paga. Il partito l'ho inventato io, lo gestisco io anche se non sono eletto. E quella è alla base delle denunce che noi abbiamo fatto contro la firma estorta ai candidati grillini di eseguire pena, una penale economicamente ingente, gli ordini provenienti dalla società responsabilità militare limitata, stavo per dire militare, Casaleggio. Hai le prove tu di questo? Certamente. Però le dovresti mostrare allora. Ecco, ho messo le prove, vadano a vedere su Alba Mediterranea, abbiamo pubblicato 4 denunce abbiamo fatto su questa cosa. Inchiesta sui fondi a Roberto Fiore. Dunque, a Roberto Fiore bisognerebbe vedere il contenuto di questo che si scrive, perché da questo contenuto si potrebbe produrne invece la legittimità. No, Fiore, la legittimità di un contratto con un privato è ampiamente dimostrata non essere. Io sono perfettamente convinto, ho piacere che tu abbia fatto questa obiezione, perché io sono perfettamente convinto, qualora noi non avessimo denunciato esattamente la pecca, dimostrando che si tratta di una pecca, perché il deputato risponde solo ai suoi elettori, no? E non a un'agenzia di cui lui, firmando il contratto, si dimostra solo agente commerciale, è chiaro? Allora noi ci saremmo già stati controdenunciati, cosa che non è avvenuto. Qui c'è un altro articolo, Europarlamenti, inchiesta sui fondi a Roberto Fiore. Allora hanno chiesto per quale ragione i fondi. Allora, poi si tratta di un partito, è un partito. Dice, non è sufficientemente democratico perché gli altri lo sono. Allora dice, se non è, ma scusa, è stato eletto, è presente quel partito al Parlamento europeo, gli devi dare i fondi come gli dai gli altri, in proporzione al numero dei presenti di quel partito. Anche io indagato, poi l'archiviazione, il sindaco grillino di Pomezia è un caso. Ora, queste cose sono cose naturali, noi vedremo cosa succederà, tanto le cose sono peggiori per quello che diremo, quello che succederà all'attuale sindachessa di Roma, la quale ha a che fare con un tale pattume di schifezze, di un tale luridume di schifezze, per cui non potrà non sporcarsi mani e piedi. Dopodiché sono tutti pronti lì a metterla in croce. E ancora di più, se la questione è questa, e lei è, come ha ampiamente dichiarato, impegnata nei confronti della ditta Casaleggio Responsabilità Limitata a non compiere certe cose, è evidente che la prima scure che cadrà sulla sua testa sarà la scure della Casaleggio Società Responsabilità Limitata.
Ecco qui un altro, la Scure, Movimento 5 Stelle, fuori Pizzarotti, eccolo qua, la Scure. Parlavo di Scure e qui ce la troviamo bella bella scritta qui spiattellata, eccola qua, giusto? L'epurazione dell'eretico e i suoi effetti, Mario Aiello. Il sindaco di Parma sospeso dopo l'avviso di garanzia. Ma l'annuncio di Grillo spacca la base, la replica per me trattamento diverso da Nogarin, decisione irresponsabile del direttorio. Il TAR chiude Fassina, esclude Fassina, sappiamo che poi l'hanno rimesso, ti basta. Oh, qui c'è un'altra cosa interessante, arrestato Antinori. Allora, Severino Antinori, noto costruttore di bimbi, diciamo così, tra l'altro fece ingravidare anche una donna da tanti anni in menopausa, evidentemente ha rotto le scatole a molte persone. E allora, siccome ha rotto le scatole, ha ovviamente anche tanti documenti nei cassetti, e questo mi ricorda un bel articoletto su Repubblica, dice adesso che Nichi Vendola non è più presidente della regione, vuole anche una bambina. Allora, stiamo a questo punto, cioè per questa classe dirigente, per questa autoproclamata casta, tutto va bene, anche le bamboline. Allora, se a questo compito pederasta e gli piace giocare con le bambole, perché non se le fa fare, de plastica, ci sono anche quelle gonfiabili, gli fa la ninna nanna, li porta a letto, fa queste cose invece di costringere una povera donna, chissà chi, a essere ingravidata e portare avanti la gravidanza di chissà chi, che spesso sono molto pericolose e spesso sono gravidanze a rischio, come dimostrato dalla statistica medica. Ora, questa gente qui ha troppa spocchia e deve essere ridimensionata. Duplice spocchia per questa gente. Sono, si dicono ambientalisti, si dicono naturisti e sono froci. Se credono di far parte di una elite, non siete il dottor Trimalcione. Andatevi a leggere La cena di Trimalcione di Petronio Arbitro, vi darà un'idea di una certa mentalità, un modo di essere. L'epurazione dell'eretico e i suoi effetti, commenti, opinioni, lettere, commento, sempre l'epurazione dell'eretico, vedi? Abbiamo le... questo non è eretico, non ha fatto niente di strano. Ma questo dimostra che quel contratto di cui non si ha prova... Dove abbiamo... continua a dire, abbiamo le prove, le abbiamo documentate. Vabbè, e le vatele voglio... leggere. Le voglio vedere io le prove. Beh, le vedi subito, c'è scritto tutto, c'è il contratto, l'abbiamo pubblicato. Sì, bisogna vedere se è stato firmato dalle parti. È firmato, sì, l'ha messo la Raggi. L'ha messo. Io invece la penso in un'altra maniera. Buonasera a tutti, sono davvero che anche se c'è... ed è pure giusto che ci sia una forma di vincolabilità. No, signore, non con una ditta privata. Non con una ditta privata. La vincolabilità deve essere fatta nei confronti dei cittadini. Sono i cittadini che eleggono e l'unico vincolo è quello di corrispondere al programma presentato ai cittadini. Oh, è il caso dei Pizzarotti, è il classico esempio che uno se non la vuole seguire quella cosa non ha alcun valore. Allora, non ha alcun valore. Allora, Pizzarotti è un altro caso. Ecco perché io non sono d'accordo. Pizzarotti è stato attenzione. No, ma questo, ma non le chiari, ma non conosci le cose. Non ha alcun valore. Non conosci. Perché le questioni di carattere pubblico non possono essere oggetto di questione. E questo è quello che sosteniamo. Se lo si fa in forma privata, non ha alcun valore. Per cui uno se la firma, poi voglio vedere se mi fanno causa. Appunto. Allora, tu hai detto allora non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Allora io vengo da te e ti dico, io ti faccio un contratto. Io non me la sento di attaccare il movimento su 5 Stelle su questo. Vabbè. Me la sento di difendere. Vabbè. Poi hai ragione di dire quello che vuoi, no, e qui la discussione, guarda che la discussione è molto importante. Non mi sento, anche perché sono un estimatore del movimento 5 Stelle. No, guarda che qui stiamo parlando appunto in casa, in un certo senso stiamo giocando in casa in questo momento.
proseguiamo anche e poi io ho già detto quello che deve fare la Raggi. Questo è l'incartamento dello stadio in procura, questo è l'incartamento delle buche, la manutenzione statale in procura, questo è l'incartamento della mafia capitale, tutto in procura. E se non lo fa? Lo farà. Vuol dire che è vincolata da qualche segreto giuramento. Lo farà. Allora, nel caso specifico di Pizzarotti il discorso è diverso, perché Pizzarotti è stato allontanato non dalla direzione del partito, che è inesistente, ma dalla ditta Grillo Casaleggio a responsabilità limitata, per aver avuto, no, una notifica di garanzia, peraltro. Io capirei che questa cosa fosse avvenuta a condanna, come si dice, a condanna avvenuta. Invece no, perché il principio è quello, dice, no, non ci deve essere fumus, capito, non ci deve essere odore, capito, di tradimento, di corruzione. Ma quale odore di corruzione? Lo ripeto, vedremo in quale pelago sarà costretta a navigare a piedi nudi l'attuale sindachessa di Roma, e come e con quale facilità, sulla base di queste premesse imposte non dal partito, non la direzione del partito, non dal popolo italiano, esclusivamente dalla società a responsabilità limitata, dove andrà a finire questa sindachessa. Proseguiamo, anche perché l'incertezza relativa al Movimento 5 Stelle ce lo vediamo qui. Allora, queste sono fuori dell'euro e dentro la UE, tutte le giravolte del 5 Stelle. È scritto qua, no? Eccolo qui, qui tutte le giravolte del 5 Stelle. Speriamo che si veda che... Allora, sentiamo, questo è la Repubblica del 28 giugno 2016. Non voglio uscire, mai detto di uscire dall'Europa o dall'euro, ho detto che voglio una consultazione popolare. Beppe Grillo, 22 febbraio 2013. C'ha ragione, che l'abbia detto o non abbia detto non importa poco, la cosa che importa è che non sia stata travisata. Se tu dici una frase, e ne hai dette tante in pubblico, e ti ha sentito un sacco di gente, se tu hai detto una frase e i media hanno detto un'altra, tu avevi l'obbligo di denunciare i media e dire io non ho detto quella frase. Denunciare. Moneta unica addio. L'Italia deve uscire dall'euro prima che sia troppo tardi. Nel weekend sono state raccolte migliaia di firme. Beppe Grillo, 18 dicembre 2014. Dove sono andate a finire queste firme? Tu hai raccolto le firme che fiduciosamente gli italiani ti hanno dato, che fine hanno fatto queste firme? Contro la Brexit. Il Movimento 5 Stelle è contro la Brexit perché siamo convinti che l'Unione Europea possa essere una risorsa. Luigi Di Maio, 20 aprile 2016, due mesi fa. Vince la democrazia, una consultazione con una affluenza del 72% è una vittoria della democrazia. Luigi Di Maio, 26 giugno 2016. Sostengo l'Italexit. L'Italexit io la sostengo con miliardi di firme. L'euro è una prigione finché non si torna a una sovranità monetaria. C'hai perfettamente ragione. Ma lo dici per gioco? Vuoi continuare a fare la pesca la pesca di beneficenza, o vuoi dire delle cose concrete? In tal caso è prevedibile una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, non sarebbe una novità per i partiti nuovi e soprattutto per i partiti che con grande veemenza stanno conquistando il potere, ben inteso, dei seggi parlamentari, non della politica vera che sta sempre dietro le quinte. E qui stiamo, Alessandro Di Battista, 28 febbraio 2016. No al referendum, un referendum sull'uscita dalla UE non è mai stata una nostra idea, ma se dovesse esserci sarebbe democrazia. Meno male che almeno lo dice. Alessandro Di Battista, 27 giugno 2016. Meno male che lo dice, meno male.
perché sarebbe comunque una democrazia. Allora, qui c'è una contraddizione intrinseca. O c'è la democrazia quando il popolo si esprime, o non c'è. Ora, cosa è successo? Dopo la vittoria dei fautori dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, c'è stata la rivolta dei signori della puzza sotto il naso, quelli che si credevano tranquilli e beati al riparo delle istituzioni, a continuare a fare i comodacci loro e a deridere il popolaccio, perché loro sono gli unici che contano. Sono state delle dichiarazioni incredibili, cioè, il popolo siamo noi, noi stiamo al governo, noi siamo il popolo, tu sei uno stronzo. Io, se ero lì, io gli dicevo: tu sei un grandissimo stronzo, tu sei un delinquente, meriti di avere la testa tagliata, come fece a suo tempo un grande rivoluzionario inglese. E chissà che prima o poi certe cose non avvengono. In ogni caso, chi ha detto questa frase poi ha avuto il buon gusto inglese, perché gli inglesi sono seri, di tirarsi da parte. Se fosse stato qui il solito personaggio che conosciamo, Matteo Renzi, questo qui avrebbe trovato tutte le scusate, come continua a trovarle in tutti i modi, per continuare a rimanere in sella. Fuori dall'euro e dentro la UE, tutte le giravolte dei 5 Stelle, l'onda doppia di Brexit sul populismo made in Italy, l'onda doppia è un punto cruciale per il futuro dei grillini, il punto di Stefano Folli. Non leggo questo articolo, ma vi faccio vedere, perché Stefano Folli nel titolo ha centrato il problema. Perché il problema Europa è appena cominciato adesso. I signori dell'Europa o modificano il loro modo di essere o se ne vanno tutti. E allora sarebbe anche una bella occasione, perché noi vorremmo proprio riandarcene tutti, portare nuove classi dirigenti in tutti i paesi europei, ricostituire un'Unione Europea su basi mazziniane, cioè confederazione o federazione di stati sovrani, sovrani anche della moneta, di stati sovrani tutti proprietari della propria moneta. Questa è l'unica Unione Europea accettabile e plausibile, con una geopolitica ed una geostrategia ovviamente e naturalmente filorussa, e non potrebbe essere che quello. Per il resto è quello che vogliono gli americani. L'Europa asservita agli interessi finanziari dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea, che è gestita dai servi, dei finanzieri della City e di Wall Street. Adesso vediamo cosa faranno i finanzieri della City, perché i finanzieri della City potrebbero a un certo punto calarsi le braghe, perché a questo punto il popolo inglese ha preso coscienza di se stesso. È una bottarella ai finanzieri e ai gnomi della City, non farebbe male, direi tutto, a tutto il mondo, e potrebbe essere un bel avviso anche ai signori americani, a meno che gli americani, temendo il peggio, parlo di America e di Israele, temendo il peggio, non decidano di fare una guerra catastrofica, e sarebbe peraltro catastrofica anche per loro. Qui abbiamo CSM, ultimatum a Orlando, tribunali al collasso, subito i nuovi concorsi, la domanda quanto ci vuole. Adesso la scusante, che sono in pochi per non fare niente, dovrebbe sparire. Questo è un articolo estremamente importante. Subito nuovi concorsi, ci vorrebbero almeno il doppio dei magistrati. Ma per fare che cosa? Per fare finalmente le cause e non lasciare una causa durare 20 anni, capito? Per assegnare chi ha vinto e chi ha perso magari 20 euro, 50 euro o quant'altro. Guardate i tribunali che cosa hanno fatto in questi ultimi anni, e basterebbe seguire quelle trasmissioni televisive dedicate ai crimini, che tra l'altro sono fatte benissimo e hanno degli opinionisti ad altissimo livello. Ma qui ci sono delle cause che vanno avanti veramente da 15-20 anni. Magari questi qui sono stati tenuti a casa in attesa della sentenza definitiva, poi magari sono
condannati a 15 anni con condizionali varie. E questa è la realtà di questo paese. La colpa è della magistratura. L'abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo. La colpa è della magistratura, con un gioco di autosostentamento tra magistratura che non interviene laddove dovrebbe intervenire e classe politica che dà una mano alla magistratura lasciando al potere i soliti noti. E sappiamo chi sono i soliti noti, perché dal 1943, quando ci furono le infiltrazioni nella magistratura, all'interno del governicchio del re Vittorio Emanuele III, asservito agli interessi occidentali, quella infiltrazione ha determinato una sequenza di raccomandazioni e di infiltrazioni, tra cui quella bellissima di Tonino Di Pietro, ad esempio. Basterebbe quello per dire tutto. La sfida di D'Alema, pur di cacciare Renzi, sono pronto a votare anche la Raggi. Quindi che simpatia, veramente una grande simpatia che c'è tra Renzi e D'Alema. Però, cari amici, io vi devo dire che tra tutti e due non saprei chi scegliere e li utilizzerei come carta d'accesso. Sarebbe l'unica soluzione per questi due cialtroni. L'Islam contro l'omosessualità, un reato dall'Iran alla Nigeria. Ed è vero, è un reato. Ma perché un reato? Perché un paese, cioè una nazione, non è omosessuale, anti-omosessuale per, come dire, per una tradizione puramente religiosa, ma perché vuole salvaguardare la continuità della specie. Semplicemente quello. Quindi dare massimo risalto alle tendenze omosessuali significa in maniera inesorabile voler ridurre le nascite attraverso un sistema che è tra i più schifosi e più ignobili, che è appunto quello di favorire la omosessualità. Ci sono delle personalità sessuali intermedie che in altre epoche cercano di nascondersi in qualche modo, per cui noi abbiamo dei matrimoni un po' forzati, un po' formali, però alla fine il figlio esce, a meno che uno non sia proprio invertito totale, il figlio esce. Ed è quello che si vuole quando si fa la campagna contro l'omosessualità, non è altro. Nessuna altra imposizione di carattere ideologico e religioso, ma semplicemente demografico. E se tu vuoi vincere una guerra, la guerra si vince sempre demograficamente. I popoli più giovani, i popoli più ricchi di forze, di energie e di numero vincono sugli altri. Vincono sui popoli decrepiti, come vedremo in futuro sarà il destino dell'Italia, paese di vecchi, di decrepiti, di rincoglioniti e di giovani imbecilli, e capire, vedremo arati dai viandanti di colore strano. L'ultima cosa che volevo leggere è questa, perché è relativa appunto all'Antinori, Severino Antinori. Dai figli clonati ai padri in coma, una carriera di annunci shock. Questo personaggio ha sempre fatto un po' di testa sua, anche perché in un certo senso è animato da una protervia che conosciamo da lungo tempo. Il personaggio è uno che sa farsi valere, come quando era consigliere nella 19ª circoscrizione di Roma per la Democrazia Cristiana, non venne eletto, fece rifare le elezioni e venne eletto. Lui tirò fuori che avevano truccato i voti e tutto il resto. È molto probabile. Ma un altro se la sarebbe presa in saccoccia, lui invece non ha ceduto e fu appunto rieletto consigliere al popolarissima e popolatissima 19ª circoscrizione di Roma. Oggi sono si chiamano un altro nome, si chiamano municipi. Ultima cosa da concludere: Iara uccisa con crudeltà, Bossetti rischia l'ergastolo. Dunque, guarda, quanti anni sono che ci stanno andando avanti
questa storia. E grazie a Dio che c'è stata l'intuizione di una magistrata. Non avevano trovato niente, non si sapeva niente. E ancora ci vanno dietro, ancora. Io personalmente non sono convinto che Bossetti sia il colpevole, anzi vi dà l'idea di un poveraccio, accusato di stregoneria e che stanno portando al patibolo. È una cosa incredibile. In ogni caso, e venendo al dunque della questione, Iara uccisa con crudeltà, Bossetti rischia l'ergastolo, perché se non era uccisa con crudeltà non rischiava l'ergastolo. Qualora si decidesse, e io sono convinto che lui andrà al carcere innocente, perché gli hanno creato attorno una tale fama che è difficile che scampi dalla condanna, ma qualora lui fosse anche colpevole, non colpevole, non dico niente, ma qualora lui fosse l'omicida, ma c'è bisogno che l'omicidio fosse avvenuto con crudeltà per avere il gastro, siamo ancora a questo punto di distinguo. Sì, dice, ma uccisa, come mi ricorda il caso, no, del delitto d'onore, che poi fu alla base di un film di grande successo, Matrimonio all'italiana, con due splendidi attori, nel quale si vede chiaramente come va a finire, che c'è lui per potersi unire con una ragazza che gli piace, e che poi era Stefania Sandrelli, nel pieno del fulgore della sua spregiudicata giovinezza, e capito, questo qua fa in modo di accusare la moglie di adulterio per ucciderla. Il bello è il finale, che invece nell'altro caso, in cui una moglie, è sempre tutto un discorso legato l'uno all'altro, uccide il marito, che è quello che in teoria avrebbe fatto adulterio con la moglie del personaggio principale, invece a quella donna lì che ha ucciso il marito, che ha fatto lo stesso adulterio, lei viene condannata. Capito? E allora, cari amici, se la società è questa, è inutile che ci raccontate delle balle, se la società è questa, non tirate fuori dei condizionamenti che non servono, chiaro? Se la società italiana è ancora tribale a questo punto, sarebbe meglio, cari magistrati, la cui estrazione è piuttosto sicura, beh, cari magistrati, incominciate a avere un minimo di coscienza. E con questo, cari amici, chiudo. Se tu hai qualcosa da aggiungere, è tutto pronto. No, volevo solo dire che me la sono sentita di ribattere su questo articolo che l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha scritto su Repubblica, perché lui sostiene che da un sì a un no al referendum non si può dipendere, non possiamo far dipendere il nostro destino. Lui non è perché affinché i cittadini degli Stati membri si pronuncino, lui è affinché gli istituti della democrazia rappresentativa svolgono questa funzione, e in questa maniera praticamente si arriva a una tirannia antidemocratica, che poi è proprio la Comunità Europea, perché oggi la Comunità Europea mica permette ai cittadini degli Stati membri di pronunciarsi, e appunto, oppure lo permette, ma i politici, diciamo, che formano praticamente degli ostacoli, eccetera eccetera. Ma non è questo il punto, perché l'opinione del Presidente è rispettabile, io non sono d'accordo, ma è rispettabile. Se lui pensa che sia giusto che un sistema, un super Stato, sia gestito dagli organi della democrazia rappresentativa, peraltro non c'è manco la democrazia nella Comunità Europea, perché i cittadini degli Stati membri votano un organo che non ha alcun potere, quindi siamo proprio nell'ambito della tirannia più assoluta. Vabbè, se lui però lo pensa, nessuno c'era più, c'era più democrazia, cioè partecipazione popolare nel regno di Luigi XVI, probabilmente, io non lo dove conosco. C'era la voce popolare che si faceva sentire comunque. Comunque, dicevo, se io rispetto la situazione, quello che non si può accettare è che lui utilizzi l'articolo 1 della Costituzione per dare un fondamento alla propria tesi, perché dice, siccome l'articolo 1 della Costituzione prevede che la sovranità è del popolo nei limiti previsti dalla Costituzione, e quindi ci sono nei limiti della sovranità,
lui fa valere il principio dell'importanza della democrazia rappresentativa rispetto alla sovranità popolare. E no, è un grave e scorretto errore giuridico, perché l'articolo 1 della Costituzione e l'intero ordinamento indicano nella sovranità del popolo un principio fondamentale, mentre le istituzioni e praticamente gli strumenti rappresentativi che l'ex Presidente della Repubblica vorrebbe difendere sono degli strumenti, sempre in forza di principi costituzionali, ma che sono studiati dal legislatore, dal Costituente, per mettere a disposizione della sovranità popolare. La sovranità appartiene solo al popolo e non anche agli strumenti di democrazia rappresentativa. Quindi, mi dispiace dirlo, ma l'ex Presidente della Repubblica se lo dovrebbe riguardare la Costituzione. E con questo saluto tutti gli amici. No, hai fatto benissimo. Concludiamo dicendo che noi partiamo sempre come riferimento al pensiero mazziniano. Il pensiero mazziniano è quello che ha prodotto la Costituzione della Repubblica Romana del 1849. In questa Costituzione c'è scritto che la sovranità è nel popolo. Allora, se la sovranità è nel popolo e non nella casta di cui ha sempre fatto parte Napolitano fin dalla nascita, allora ovviamente qui c'è un out, fuori dai coglioni Napolitano e tutti i membri della casta.